Concordare una linea comune con tutte le regioni ed il governo, evitare allarmismi sul coronavirus, fornire indicazioni chiare su come comportarsi lavorando molto in via preventiva. Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa mattina ha tenuto presso la sede operativa della Protezione Civile una riunione con i presidenti delle regioni sull'emergenza coronavirus, ieri pomeriggio in prefettura Salerno si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, convocata per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus dal prefetto Sua Eccellenza Francesco Russo. Una riunione indetta per recepire le indicazioni che saranno assunte nel corso degli incontri che il presidente della regione Campania sta svolgendo con i vertici sanitari e la protezione civile. La situazione in provincia di Salerno, come è noto, non è stato riscontrato alcun caso di positività al coronavirus. Proseguono evidentemente gli accertamenti, prosegue da parte delle autorità sanitarie, diciamo, tutti gli aspetti che sono legati al controllo della situazione. Come è noto a tutti, stamattina c'è stato un incontro molto importante in regione con tutti i dirigenti delle aziende sanitarie, sia ASL che ospedaliere. Alla fine di questo incontro che è durato per molto tempo, tutte le questioni sono state molto approfondite e sviscerate, ne abbiamo avuto riferimento oggi dai due direttori delle aziende di Salerno, ci saranno delle linee guida che emanerà la Regione e che diciamo che sono a valle già dei provvedimenti che ha posto in essere il Governo, a partire dal decreto legge e poi al DPCM che ha riguardato le zone interessate da casi di positività che, come è noto, sono posti in Regione Lombardia, ma in quei comuni soltanto, evidentemente, è un comune nella Regione Veneto. Noi nell'incontro di oggi, in cui è un primo incontro, l'abbiamo già aggiornato nei prossimi giorni, stiamo individuando in maniera chiara, ma lo faremo evidentemente subito dopo che riceveremo le linee guida da parte della Regione. A valle delle linee guida emanate dalla Regione ci saranno delle indicazioni precise per i cittadini. Le indicazioni di fatto esistono già. La prima indicazione essenziale è che qualsiasi cittadino abbia dubbi su quelle che sono le proprie stati di salute si deve riferire assolutamente al proprio medico di famiglia, al proprio medico di medicina generale, contattandolo nelle ore, se questo dovesse accadere al di fuori delle ore di apertura degli studi, si deve riferire alla continuità assistenziale, cioè in sostanza alla guardia medica praticamente, e attraverso il quale loro hanno già pronti, c'era oggi anche il presidente dell'Ordine dei Medici, è già pronto un vademecum, più che un vademecum, una serie di domande che vengono fatte ai cittadini che si rivolgono ai medici, da cui si possono emergere praticamente segni della presenza o meno di determinati tipi di infezione. Poi, se la questione si ritiene che possa avere un rilievo ai fini di quello di cui noi stiamo parlando, cioè dell'individuazione di un'ipotesi sospetta, interviene in quel caso il 118. Ma prefetto, anche delle aree dove potrebbero essere ospitati possibili contagiati, così come è avvenuto in altre zone? Noi abbiamo assolutamente un riferimento chiaro nell'ospedale Cutugno. Per il momento abbiamo fatto prima una carrellata su quella che è la realtà del nostro territorio provinciale, che voi sapete è estremamente complesso ed articolato, per cui abbiamo un pochettino omogeneizzato e stiamo portando ad unità tutti i vari territori in modo tale da comportarci e da dare le stesse indicazioni a tutti i cittadini, in modo da superare anche nel breve periodo qualche differenza di interpretazione che è stata fatta in queste ore. Ha dato indicazioni ai sindaci sulle chiusure delle scuole, alcuni sindaci in provincia di Salerno lo stanno scegliendo, altri no. Noi adesso ci sono stati dei territori che si sono mossi anticipatamente rispetto alla determinata situazione. Noi ci siamo dati assolutamente che nel momento in cui sarà passato questo primo momento e stiamo anche aspettando le linee guida e tutto quanto, noi omogeneizzeremo, su questo siamo tutti quanti d'accordo, quelli che sono dei comportamenti su tutto il territorio provinciale. Si erano sparse anche voci su possibile assenza di tamponi con i vertici dell'ASL, avete verificato che questa è una fake news? Mascherine e tamponi? Non è una cosa, bisogna dare il giusto peso a tutte le cose, non è che ci deve essere un uso indiscriminato, questo però mi fate dire delle cose afferenti alla sanità che
che non sono di mia competenza. Bisogna, si fanno le cose con estrema serietà e scrupolo. Se noi si cominciano a fare abusi un po' di tutte le cose, di accertamenti, ci sono ben precisi punti di riferimento rispetto ai quali operare determinati controlli. Insomma, ripeto, si sta tracciando il solco comune. C'è una procedura che sarà ben individuata, ma che noi rafforzeremo con un manifesto comune che metteranno tutti i sindaci dei vari comuni, lo concorderemo tutti quanti assieme, in cui si dirà esattamente ai cittadini quello che devono fare. Ripeto, lo sanno già, sarà ulteriormente ribadito, se vogliamo anche semplificato, no? Con messaggi anche chiari. Ma